Dal 20 ottobre prenderà il via la campagna pubblicitaria di Carta BCC, con protagonista Andrea Lo Cicero, noto ex capitano della Nazionale Italiana di Rugby e conduttore della serie Giardini da Incubo. C'è quella giusta per te, lo slogan della campagna, con cui Icicrea Banca, l'istituto centrale del credito cooperativo, promuove Carta BCC, il brand che identifica l'offerta di carte di pagamento, debito, credito e prepagate, dedicate ai clienti delle banche di credito cooperativo, BCC. Per la campagna, Carta BCC ha scelto come testimonial Andrea Lo Cicero, pilone della nazionale di rugby e atleta solido ed efficace sul campo, come testimonial di una gamma di carte di pagamento che vuole evidenziare tra le principali caratteristiche flessibilità e sicurezza. La nuova campagna della Carta BCC, che sarà programmata in particolare sui canali del Buche Sky, è stata presentata mercoledì scorso presso il Macro, il Museo di Arte Contemporanea di Roma, alla presenza tra gli altri di Leonardo Rubattu, direttore generale di Icicrea Banca, del giornalista, scrittore e opinionista Beppe Severgnini e del campione Andrea Lo Cicero. All'evento era presente il direttore generale della BCC di Sassano, Stefano Antonello Aumenta, che sottolinea l'importanza dell'occasione. La presenza di Andrea Lo Cicero, sottolinea il direttore della BCC di Sassano, è stata ovviamente stimolante, ma va sottolineato che la carta BCC si appresta anche attraverso questa campagna a diventare il prodotto pilota di tutto quanto il brand del marchio. Le tre iniziali, B come brevità e velocità rispetto alle esigenze del cliente, C come cuore e l'ultima C come correttezza, inoltre la campagna pubblicitaria ed il tipo di marketing scelto vogliono restituire anche attraverso appositi premi momenti unici ed emozionanti, come ad esempio la visita a porte chiuse della Cappella Sistina. Tra le azioni previste anche l'apertura della pagina Facebook dedicata a Carta BCC e l'aggiornamento del canale Carta BCC su YouTube, dove sarà messo in onda una divertente web series anch'essa con protagonista Andrea Lo Cicero.